La contraffazione, la pirateria intellettuale, le violazioni in materia di Made in Italy e sicurezza dei prodotti hanno fatto registrare negli ultimi anni una crescita esponenziale. Si tratta di fenomeni criminali che determinano gravi conseguenze sul mercato e sui cittadini. Evasione fiscale, riciclaggio, perdita di competitività, disoccupazione, sfruttamento del lavoro nero, immigrazione clandestina ed ancor più importante rischi per la salute. L'industria del falso è divenuta una vera e propria attività imprenditoriale. Dai piccoli laboratori clandestini si è passati alla sinergia tra fabbriche moderne e organizzazioni criminali nazionali ed estere, finanziando così le mafie e il terrorismo. Abbigliamento, prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi, alimenti, bevande, ricambi per veicoli, strumenti chirurgici, articoli sanitari sono il prodotto della diffusione incontrollata del fenomeno che ha margini di guadagno giganteschi ed un comodo mezzo per riciclare fondi provenienti da altre attività illecite. Troppo spesso la contraffazione viene percepita come una forma inoffensiva di delinquenza, senza rendersi conto degli effetti devastanti. 200.000 persone muoiono ogni anno di malaria perché curati con farmaci contraffatti. 50.000 bambini sono morti dopo aver ricevuto una vaccinazione antimeningite rivelatasi contraffatta. 100.000 posti di lavoro persi in Europa. 6 miliardi di evasione fiscale in Italia. Migliaia di aziende chiuse. La contraffazione risponde all'antica regola del mercato che giustifica la presenza del prodotto illecito, in quanto esiste chi è disposto a comprarlo. Aiutaci a costruire una nuova cultura del consumo che emargini l'illegalità.